a eventipa.formez.it, e se è la prima volta che seguite un webinar, vi dovete autenticare tramite il sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Una volta che vi sarete registrati, dovete andare nella pagina del singolo webinar e cliccare sul tasto rosso iscriviti. Per partecipare vi dovete iscrivere a tutte le puntate. Questo esatti sono i due pulsanti. Con accedi ci si iscrive e ci si registra. Con il pulsante iscriviti è poi possibile iscriversi al webinar che avete selezionato. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di prevenzione e di diagnosi del cancro al seno. Purtroppo, appunto, dovevamo avere l'introduzione da parte di Marta. Marta è la responsabile del centro Europe Direct del Consorzio Universitario di Trapani Sicilia. Seguiranno due interventi. Uno è l'intervento del professor Altomare, che è il direttore della Breast Unit del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma ed è anche professore ordinario di chirurgia, che ci parlerà del fatto se esistono ancora donne che fanno prevenzione oppure donne che arrivano tardi alla diagnosi e poi non vogliono più curarle e in che modo queste donne possono essere aiutate. E poi abbiamo un intervento da parte della dottoressa Martina Locatelli, che è responsabile della radiologia senologica dell'ospedale di Gorizia Monfalcone, che ci parlerà dell'importanza di una corretta diagnosi e di quali strumenti abbiamo a disposizione per arrivare a delle diagnosi sempre più precise. Seguirà poi una presentazione da parte della Rete Civica della Salute, da parte del professor Pier Emilio Vasta, come sappiamo, e anche una presentazione da parte del Club Inner Wild di Trapani. Queste due istituzioni sono partner di questa iniziativa e quindi abbiamo voluto dare un po' di spazio anche alle istituzioni che in qualche modo si sono associate alla presente iniziativa. Di che cosa parleremo la prossima settimana? La prossima settimana parleremo di come possono essere curati i tumori con la chemioterapia e l'immunoterapia. La presentazione sarà a cura del professor Daniele Pasquinucci del Centro Europe Direct di Siena e parleranno dell'immunoterapia la dottoressa Anna Maria Di Giacomo dell'Università di Siena, del Dipartimento di Oncologia della Fondazione NIMR. Noi sappiamo che in Italia esiste l'unico centro europeo di immunologia che appunto si trova a Siena e poi con il dottor Russano che è un oncologo sempre del Policlinico Universitario Campus Biomedico. I due esperti, i due dottori ci spiegheranno la differenza tra immunoterapia e chemioterapia e per quali tipi di tumori può essere utilizzata l'immunoterapia, anche se poi ci hanno spiegato che spesso queste due terapie possono essere utilizzate congiuntamente per la cura del cancro. Ora, quelli che vedete a video sono i contatti del Centro Europe Direct di Trapani, quindi della dottoressa Ferrantelli che avete avuto modo di ascoltare prima, purtroppo non avete avuto modo di ascoltare perché appunto il collegamento non era ottimale. Ora farei una prova. Secondo il programma noi dovremo lasciare la parola al professor Altomare, ma anche il professor Altomare stamattina ha avuto problemi di collegamento. Professore, vogliamo provare un attimo a vedere se lei riesce a collegarsi, perché in tal caso, se ha difficoltà, io passerei la parola direttamente alla dottoressa Locatelli. Professore, mi sente? Il professore non mi sente, allora lascerei la parola alla dottoressa Locatelli, se cortesemente mi visualizzate le slide della dottoressa Locatelli. Prego, dottoressa, le lascio la parola. Grazie, buongiorno a tutti, mi sentite? Ti sentiamo, la sentiamo benissimo.
Perfetto, grazie. Allora procedo. Allora io cerco di rispondere alle tue domande. Perché abbiamo tutto questo interesse per il tumore al seno e perché è così importante individuare il tumore finché è piccolo? Il tumore della mammella è il più frequente tumore nella popolazione femminile ed è la prima causa di morte per tumore nella popolazione femminile. Già questo potrebbe essere sufficiente, ma non solo. Il seno è importante perché è la prima cosa che vediamo, è davanti alla cassa toracica, è oggetto di interesse, è oggetto di desiderio, ma non solo. È estremamente importante in tante diverse fasi della vita di una donna. E poi tutti quanti conosciamo qualcuno che ha dovuto confrontarsi con il tumore al seno e non necessariamente ne è uscito vincente, anche tra persone di grande fama. E poi ci sono delle persone di fama internazionale che grazie alle nuove conoscenze, grazie alle nuove tecnologie, hanno potuto sapere di essere ad alto rischio di andare incontro ad un tumore al seno e quindi hanno fatto delle scelte ben precise per abbattere questo rischio e hanno sfruttato la loro notorietà per sensibilizzare la popolazione su questo argomento. Il tumore al seno non è soltanto un tumore, ci sono tanti diversi sottotipi, alcuni sono più aggressivi, alcuni sono meno aggressivi, ma in ogni caso il tumore al seno rappresenta il più alto costo sanitario per tumore in Unione Europea. Il tumore al seno non è una novità dei nostri giorni, è sempre esistito, semplicemente nell'antichità c'erano tante altre cause che portavano alla morte. Il tumore al seno era molto meno importante da questo punto di vista, però esisteva. E la diagnosi tipicamente era clinica, cioè quando il tumore era visibile o palpabile. Quindi generalmente era in una fase avanzata e non curabile. Quindi la mastectomia, il trattamento chirurgico, nei secoli non è mai stato considerato come un trattamento curativo, non è mai stato preso in considerazione. Alla fine del 1800 il professor Halsted ha messo a punto una tecnica chirurgica che prevedeva l'asportazione della mammella, l'asportazione dei muscoli retrostanti, cioè il grande pettorale e il piccolo pettorale, e l'asportazione dei linfonodi del cavo ascellare. Quindi un intervento estremamente demolitivo, ma non necessariamente curativo, perché ancora all'epoca la diagnosi era clinica, quindi molto spesso il tumore era in una fase avanzata. Quando sono cambiate le cose? Negli anni 50, quando è stata messa a punto l'apparecchiatura mammografica. E lì sì che si è potuto vedere come cambiava la situazione, perché abbiamo potuto iniziare a diagnosticare i tumori prima che fossero palpabili, quindi prima che fossero eccessivamente grandi, e abbiamo scoperto che potevano essere curati. E così è nato lo screening mammografico, dove in aree geografiche molto estese la mammografia è stata portata a casa delle pazienti, è stata portata alle pazienti che abitavano troppo lontane da una struttura ospedaliera, oppure è stata offerta alle pazienti che per problemi economici non avrebbero potuto permettersi un esame mammografico o alle pazienti che ignoravano l'importanza di fare la mammografia. Il risultato è stato così grande che nel 1976 la mammografia è stata dichiarata ufficialmente il test standard per individuare il tumore al seno. La diagnosi adeguata, la diagnosi precoce del tumore al seno con la mammografia permette di migliorare la sopravvivenza delle donne, quindi di allungare la durata della vita delle donne, ma anche di migliorare la qualità della vita delle donne. Ma non è soltanto grazie alla mammografia, c'è un insieme
di tanti elementi che collaborano per avere questo risultato, che vanno dalla organizzazione, standardizzazione, prevenzione, progresso tecnologico e capacità. È un dato di fatto che le donne che appartengono ad uno status socio-economico più elevato vanno incontro più frequentemente al tumore al seno, ma sono anche quelle che hanno maggiori strumenti, maggiori possibilità per avere la diagnosi precoce, per avere delle terapie più adeguate e più efficaci. Ecco, è molto importante che questo arrivi a tutte le donne. Il tumore al seno è così diffuso ed è stato subito considerato così importante che prima che per gli altri organi, che per gli altri distretti, le associazioni scientifiche, le società scientifiche si sono messe all'opera per produrre delle linee guida, una standardizzazione su più livelli, per esempio per creare una nomenclatura che fosse comune a tutti, una semeiotica che fosse ben comprensibile a tutti. Hanno fin da subito raccomandato la formazione dei gruppi multidisciplinari. Cosa vuol dire? Ti sentiamo Tutti gli male, Martina. specialisti, Puoi ognuno per verificare la la tua propria competenza, connessione? collaborano, si incontrano con cadenza settimanale per discutere ogni nuovo caso di tumore, per preparare il percorso più appropriato per ogni singola paziente, proprio perché i tumori sono molti e sono molto diversi tra di loro. Nell'ospedale dove lavoro io esiste un gruppo multidisciplinare che lavora benissimo dal 1997. Ci incontriamo con cadenza settimanale con ottimi risultati, anche se poi non è ancora stato messo bianco su nero il termine breast unit nella nostra struttura. Altra cosa, le linee guida raccomandano una qualità che deve essere garantita per curare al meglio le pazienti e i criteri minimi per garantire un'adeguata qualità vengono dati dicendo quanti esami ogni specialista deve fare in un anno, per esempio. Un radiologo che vuole lavorare in senologia deve leggere almeno 1.000 mammografie all'anno. Un radiologo senologo che vuole leggere le mammografie di screening deve leggere almeno 5.000 all'anno per poter garantire di saper fare appropriatamente questo lavoro. Parliamo adesso di prevenzione, vediamo come si articola. Voi avete già sentito parlare della prevenzione primaria, cioè gli strumenti che noi adottiamo per evitare di andare incontro al tumore al seno. Faccio un esempio per tutti, non fumare. Prevenzione secondaria è quella che ci permette di dire se proprio non possiamo fare a meno di avere il tumore al seno, cerchiamo di individuarlo finché è piccolo e quindi mammografia. Abbiamo un'apparecchiatura dedicata, non ci sono scuse per evitare la mammografia al seno. Non possiamo dire abbiamo il seno troppo piccolo, mi fa tanto male, ho le protesi, non sono scuse valide. È utile fare la mammografia. Risultano delle immagini specifiche nelle due proiezioni che vengono definite cranio caudale e obliqua, che sono standardizzate. Uno dei cardini su cui si basa lo screening mammografico è la doppia lettura, cioè ogni esame viene letto da due diversi radiologi super specializzati per migliorare la qualità e il risultato. Quando fare la mammografia? Sappiamo che nel corso della vita il tumore al seno diventa via via più frequente dopo i 40 anni. Prima dei 30 anni è molto raro e c'è anche un altro aspetto. Irradiare la mammella prima dei 30 anni è dannoso. La mammella è radiosensibile prima dei 30 anni, quindi la mammografia va fatta solo se c'è un consistente sospetto di tumore al seno prima dei 30 anni, altrimenti si evita. Le società scientifiche hanno valutato molto questi aspetti e hanno cercato il compromesso migliore tra benefici, danni e disponibilità economica. Quindi le linee guida sono lievemente diverse tra aree geografiche e tra società scientifiche, ma lo standard è quello di fare la mammografia ogni 2 anni, tra i 50 e i 70 anni.
C'è la tendenza ad anticipare l'inizio della mammografia tra i 40 e i 45 anni, meglio con cadenza annuale, perché finché siamo nella fase fertile, il seno tende ad essere più denso e quindi è possibile che un eventuale tumore sia mascherato da quello che è il tessuto normale. Prima dei 50 anni può succedere che il tumore sia più aggressivo e quindi è meglio non lasciar passare troppo tempo tra un esame e l'altro. Le linee guida non parlano di ecografia come sorveglianza nello screening. Dopo i 70 anni, però, il tumore non finisce di insorgere, quindi gli screening tendono a prolungare l'età fino ai 75 anni, magari dilazionando l'esame non più a 2 anni, ma a 3 anni. Quello che comunque viene raccomandato è la scelta della mammografia digitale rispetto a quella analogica che ormai è preistoria. Prediligere lo screening organizzato rispetto allo screening spontaneo, informare le donne che esiste la possibilità dei falsi positivi o della sovradiagnosi. Ma fino a quando dobbiamo fare gli esami? Ormai l'aspettativa di vita è sempre maggiore, quindi ci sono donne che a 75 anni hanno un'aspettativa di vita superiore ai 10 anni ed è giusto proteggerle con un controllo mammografico. Se una donna a 75 anni ha tante altre malattie e non ha una lunga aspettativa di vita, le risulta poco utile avere un'ulteriore diagnosi di tumore al seno. Ma non è tutto così semplice. Esiste una piccola porzione di popolazione che ha un seno particolarmente denso. Questo può mascherare l'eventuale presenza del tumore al seno. C'è stata una grande discussione se completare l'indagine con ecografia, se informare le persone oppure era peggio creare tanta ansia in queste pazienti. Le ultime indicazioni sono invece molto nette perché si è visto che il tumore, il seno denso, non è soltanto un possibile fattore di mascheramento di un tumore, ma è un fattore di rischio aggiuntivo esso stesso. E quindi c'è l'indicazione a sorvegliare queste pazienti non solo con la mammografia, ma anche con la risonanza magnetica nucleare. Vi rendete conto però che questo è un problema economico per tante società in tante aree geografiche praticamente insormontabile. È un problema tutto aperto. C'è un ulteriore aspetto che dobbiamo considerare, una piccola categoria di donne che è considerata ad alto rischio, ha un elevato rischio di andare incontro al tumore al seno nel corso della sua vita. Per queste donne invece c'è un'indicazione molto precisa all'utilizzo della risonanza magnetica nucleare con cadenza annuale. Ma non è finita qua, perché c'è una piccola porzione di donne che ha un elevato rischio di andare incontro al tumore al seno, ma non hanno quelle mutazioni genetiche di cui avete tanto sentito parlare, quella di Angelina Jolie. Hanno mutazioni genetiche che adesso conosciamo perché coinvolgono altri geni e adesso noi questi geni li possiamo studiare. E a questo proposito vi parlo di un progetto molto interessante, molto audace, che è partito in diverse aree geografiche dell'Europa e in Israele e che vorrebbe distinguere la popolazione femminile in 4 categorie di rischio in modo tale da poter stabilire un tipo di sorveglianza diversa, differenziata e adeguata per ogni categoria di rischio. E come si fa a capire in quale rischio si cade? Utilizzando uno, la storia familiare delle pazienti, due, la proprio la densità mammografica e tre, lo studio di tutti questi geni, di tutte queste mutazioni genetiche, semplicemente con lo sputo di saliva. Questo potrebbe, per esempio, favorire l'adesione, aumentare la fiducia delle donne negli screening e favorire l'adesione delle donne agli screening mammografici, perché come potete vedere a tutt'oggi, nelle diverse regioni italiane il tasso di adesione agli screening mammografici è estremamente diverso. Cosa succede quando abbiamo fatto la nostra mammografia? Normalmente ci dicono: ok, tutto a posto, bene, puoi ripresentarti fra 1 anno, 2 anni a seconda, ma se c'è un minimo Martina, ti dubbio, sei un allora attimo passiamo agli bloccata, non ti approfondimenti vediamo diagnostici. e non ti Come? sentiamo Prima di più. tutto Puoi con la tomosintesi. È una mammografia riprendere volumetrica da quando hai tridimensionale. girato? Prego.
eri un attimo bloccata, se cortesemente puoi tornare un po' indietro e Allora, riprendere dalla slide precedente, da questa? questa. Qui non ti abbiamo più sentito, sì, grazie, ora invece ti risentiamo bene. Perfetto. Quando noi abbiamo fatto la mammografia, di solito ci dicono tutto a posto, puoi andare, ci rivediamo fra 2 anni o fra 1 anno a seconda della situazione. Se c'è un minimo dubbio, bisogna fare degli approfondimenti diagnostici. Quali sono? Prima di tutto con la tomosintesi. Questa è una mammografia tridimensionale, volumetrica, che ci fornisce una serie di immagini su piani diversi che ci permettono di separare quello che è eventualmente un nodulo, un tumore, dal tessuto mammario soprastante e sottostante. Poi c'è l'ecografia, che non utilizza radiazioni ionizzanti, molto economica ed è normalmente la guida più semplice, più facile, più rapida per eseguire le biopsie diagnostiche. Abbiamo la risonanza magnetica nucleare, classicamente molto sensibile, multiparametrica, multiplanare, funzionale perché utilizza l'iniezione del mezzo di contrasto che va a localizzarsi proprio nelle zone dove può esserci il tumore, ma che d'altro canto è forse troppo sensibile perché ci dà i falsi positivi. È un esame molto lungo, indaginoso, costoso e scomodo per le pazienti. E poi c'è una novità, un esame che secondo me è estremamente valido e spero che prenda piede, che abbia sempre una maggiore diffusione e una maggiore riconoscimento da parte delle autorità competenti. La mammografia funzionale che utilizza il mezzo di contrasto e che dal punto di vista funzionale ci dà delle informazioni paragonabili a quelle della risonanza magnetica nucleare, ma che d'altro canto è molto più rapida, molto più accessibile, molto più economica e molto meglio tollerata dalle pazienti. Vediamo adesso come il progresso da diversi punti di vista ci ha aiutato in questi anni. Eravamo all'intervento di mastectomia demolitiva di cui vi ho parlato, iniziato alla fine dell'Ottocento, che è durato per moltissimi anni. Poi, con gli anni 50, abbiamo avuto l'avvento della mammografia e quindi abbiamo iniziato a trovare dei tumori via via più piccoli. E quindi, negli anni 70, il professor Veronesi ha detto: ma possiamo provare a togliere meno tessuto, a fare degli interventi meno invasivi. Così la mia paziente che recita il Goldoni in teatro può continuare a esporre il suo bel décolleté. E così ha fatto. Ha iniziato un'epoca di chirurgia sempre meno demolitiva e sempre più conservativa, dimostrando che poteva funzionare perché i tumori venivano curati lo stesso. Sul mio fronte, sul fronte radiologico, noi abbiamo avuto un grande impulso tecnologico, un grande progresso. Noi siamo tenuti a individuare tumori sempre più piccoli, utilizzando apparecchiature sofisticate. Noi dobbiamo stare attenti a non far invecchiare le apparecchiature. Le apparecchiature devono essere ricambiate ogni tot anni. I monitor che utilizziamo sono giganteschi e hanno un'altissima definizione, al punto che i monitor che usiamo per leggere le mammografie sono diversi da quelli che usiamo per leggere le TAC o le risonanze, proprio perché dobbiamo avere una definizione spaziale estremamente elevata. Per quanto riguarda le biopsie, l'anatomia patologica, rispetto alle biopsie che noi facevamo 40 anni fa, abbiamo un sacco di informazioni in più. Adesso noi possiamo sapere che sulla membrana delle cellule ci sono alcune molecole che ci informano sia sull'aspetto prognostico di ogni singolo tumore, sia sono delle molecole su cui adesso possiamo andare ad agire con terapie specifiche, cambiando completamente la prognosi delle pazienti rispetto a 5, 10, 15 anni fa. E poi c'è un altro aspetto che adesso conosciamo e che è fondamentale, che ci ribadisce per quale motivo dobbiamo individuare i tumori finché sono piccoli. Un tumore piccolo ha una certa omogeneità nelle sue caratteristiche genetiche. Se lo lasciamo crescere, le cellule possono andare incontro a mutazioni genetiche per cui il tumore diventa via via più aggressivo e quindi meno suscettibile alle terapie che noi abbiamo a disposizione. Questo
Quindi vale la pena trovare questo tumore finché è piccolo. Complessivamente il bilancio della sopravvivenza in Italia non è niente male perché è tra i più alti di quelli registrati in Europa. Quindi obiettivamente facciamo un buon lavoro. C'è un altro aspetto che mi sta molto a cuore e che rientra nelle linee guida delle società scientifiche, la comunicazione. Quando una donna si sente dire che ha un tumore al seno, è una doccia fredda. Allora noi dobbiamo sapere come comunicare questa diagnosi in modo tale che la paziente non scappi. Dobbiamo mettere in grado la paziente di reagire positivamente perché è un soggetto attivo. Dobbiamo, se possibile, coinvolgere anche i familiari perché non devono essere un peso, ma devono essere un sostegno ad una donna che deve prepararsi ad affrontare un lavoro impegnativo, ma che può vincere. Concludo ribadendo l'importanza del gruppo senologico, l'importanza di collaborare tra tutti gli specialisti, perché da soli non si va da nessuna parte. E ho finito e vi ringrazio. Grazie, dottoressa, è stato veramente un intervento molto interessante che ha spiegato bene quali sono le problematiche diciamo delle donne a cui vengono diagnosticato il tumore al seno. Volevo vedere se ci sono per ora delle domande, non ce ne sono. Vi devo intanto comunicare che purtroppo il professore Altomare ha problemi di connessione in quanto si trova a un convegno a Firenze e la sala che gli è stata diciamo messa a disposizione per il collegamento è dotata di un collegamento un pochino debole e quindi non riuscirà a collegarsi. A questo punto però noi andiamo avanti, lasciamo la parola al Presidente Vasca, del Presidente della Rete Civica della Salute, che voglio, ringrazio di essere qui con noi oggi, sia come relatore, ma anche perché è uno dei partner, di questo progetto. Ha sostenuto, diciamo, contribuendo a diffondere l'informazione su questa iniziativa, presso gli utenti. Il professore so che ci parlerà di un tema anche molto importante, che è quello della prevenzione partecipata. Che cosa intendiamo per prevenzione partecipata e qual è l'importanza della sussidiarietà civica per la tutela della salute? Prego, professore. Buongiorno a tutti, spero che la mia voce giunga in maniera accettabile. La Rete Civica della Salute La sentiamo molto bene, grazie. e questo mi conforta, considerate le difficoltà che ci sono state finora. Dicevo, la Rete Civica della Salute è un programma dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia per attuare concretamente il principio della sussidiarietà civica, e cioè che, secondo la Costituzione, i cittadini devono essere favoriti dalle istituzioni per poter partecipare a sussidiare l'interesse generale. In questo caso la salute è il bene comune per eccellenza. La Rete Civica della Salute consente la partecipazione dei cittadini al servizio sanitario. Un altro grande principio che è stato stabilito dalla legge istitutiva del 78 del Servizio Sanitario Nazionale come bene comune. Quindi il cittadino al centro del servizio sanitario. È una bella proposizione programmatoria, bisogna andare alla realtà. La rete consente, attraverso due livelli di partecipazione aperti al volontariato attivo civico, quello dei cittadini informati che ricevono corrette informazioni per l'accesso migliore ai servizi, per poter meglio dare risposte che le istituzioni sanitarie offrono ai loro bisogni di salute, è un livello più protagonista, che sono i riferimenti civici della salute, distribuiti nei 390 comuni dell'isola.
e un'esperienza avanzata di empowerment civico, che vede un'organizzazione ormai che da 10 anni si è consolidata e che ha registrato negli ultimi anni una ordinaria collaborazione con altre istituzioni importanti nel campo dell'educazione alla salute, e cioè le scuole. Noi abbiamo come rete civica un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e quindi a cascata con quelli provinciali e territoriali, per intervenire attraverso i riferimenti civici che abbiano delle competenze nell'ambito della tutela della salute nei vari istituti della regione. E questo avviene in maniera ormai ordinaria. Un'altra intesa collaborativa molto attiva è con le aziende sanitarie provinciali nei territori e in particolare per quanto riguarda la prevenzione, con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie. Coprogrammiamo insieme alle aziende l'attuazione del piano regionale di prevenzione che discende, come voi sapete, da quello nazionale. L'esperienza di questi anni ci dice che la prevenzione diventa possibilmente efficace se non è occasionale, non è limitata a interventi random, ma entra ordinariamente nelle attività che le istituzioni sanitarie devono svolgere in maniera, ripeto, ordinaria e programmata. Qui e poi in più che la partecipazione e la sensibilizzazione dei cittadini, anche come protagonisti di empowerment, può essere un valore aggiunto per la prevenzione che i professionisti sviluppano con i loro interventi, come quello che abbiamo ascoltato precedentemente al mio intervento, molto chiaro e che mi rallegro. La partecipazione dei cittadini alla tutela della salute come bene comune è più efficace delle lamentele e deve essere attivata e promossa attraverso opportunità da dare, innanzitutto aumentando l'informazione. E viviamo un tempo in cui abbiamo sentito della grande progettualità del PNRR, della misura 6 in particolare del PNRR, che prevede il rafforzamento della medicina del territorio e in primis una rivoluzione nella cosiddetta medicina di iniziativa e di prossimità. È proprio là che si colloca il grande tema della prevenzione, per sottrarlo ad essere la Cenerentola nei convegni o nelle rendicontazioni che le istituzioni sanitarie devono fare per quanto riguarda l'attuazione di adempimento del piano nazionale sanitario regionale, dei piani, ma perché diventi realmente effettivamente un'azione continua, costante, cogente e che non scivoli sulla pietra delle attenzioni. Allora, la grande attenzione che in questo momento la rete sta cercando di sviluppare in collaborazione anche con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è quello di aprire l'attenzione della cittadinanza alla migliore attuazione delle promesse del PNRR per superare una visione ospedalocentrica che sicuramente è necessaria fino a quando non ci sono le alternative ai bisogni, alle risposte ai bisogni di salute dei cittadini. E quindi il grande problema dei sovraffollamenti dei pronti soccorsi. Ma se non diamo ai cittadini sui territori le alternative valide e migliori che l'accesso al pronto soccorso, non se ne esce, evidentemente. E allora il PNRR prevede un grande investimento con le nuove strutture, le case di comunità, gli ospedali di comunità, che tutt'altro sono degli ospedali territoriali esistenti o devono essere, le centrali operative territoriali, la rifunzionalizzazione e la nuova organizzazione dei distretti sanitari, che secondo la previsione devono passare da quello che è attualmente un ruolo di
ecco, conduzione attiva di gestione di ciò che decide l'azienda sanitaria in un'appropriazione sul proprio territorio distrettuale della committenza di quelle che sono le attività, i setting assistenziali. Tra questi, dentro questo contesto, c'è previsto una forte, necessaria rifunzionalizzazione e potenziamento dei dipartimenti di prevenzione. Tutto ciò può essere fatto meglio se non è lasciato soltanto alle istituzioni, che sappiamo spesso sono anche appesantite da difficoltà di limitazione di risorse, perché occorre andare verso una nuova visione della sussidiarietà, che non è più quella soltanto orizzontale, dove il volontariato sostituisce lo Stato, le proprie istituzioni, dove non ci arriva, ma occorre andare a una visione più avanzata della sussidiarietà, che è quella circolare, per ridisegnare e potenziare un welfare che così com'è lo sta reggendo, e vediamo i disagi e gli arretramenti. La sussidiarietà circolare deve prevedere che lo Stato e l'economia vedano nel terzo settore un partner paritario con il quale ridisegnare le condizioni di un sussidio vero ai grandi bisogni che, ripeto, oltre quelli della conservazione dell'ambiente, nella nuova visione One Health, perché ormai sappiamo che la pandemia ha dato una strattonata in questo senso, le condizioni, l'interconnessione tra la salute del pianeta, la salute animale e vegetale e quella umana è fortemente interconnessa. Ebbene, la partecipazione dei cittadini in questo senso può essere il fattore aggiunto, può fare la differenza. Per fare questo, ecco che potete accedere attraverso un link che è la Rete Civica della Salute, avere più informazioni e per coloro i quali non soltanto svolgono l'encomiabile impegno di essere presenti con una prevenzione organizzata come quello che meritoriamente voi portate avanti, ma aprire la loro consapevolezza ad una dimensione civica più protagonista, per essere interlocutori delle istituzioni, spronarli perché serve spronare queste istituzioni. Io ritengo che abbiamo un confronto aperto in Sicilia proprio in questi giorni. C'è stato dal 20 4 al 26 l'Assemblea Nazionale ANCI a Genova, dove sono riuniti i sindaci d'Italia e proprio il Presidente della Repubblica, in occasione dell'apertura, ha sottolineato come sia importante il coinvolgimento attivo dei cittadini per poter riprendere una condizione di fiducia e di protagonismo per rivitalizzare la democrazia. Nel settore della salute in Sicilia stiamo producendo una collaborazione attiva con l'ANCI Sicilia. La rete civica affiancherà l'ANCI Sicilia nella conferenza permanente che la Regione ha costituito per la riorganizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari e quindi la grande attuazione delle promesse del PNRR. In questa autostrada da percorrere c'è possibilità e spazio per tutti i protagonismi civici che si vogliono affacciare, perché io ritengo che la differenza tra esortare a fare e invece partecipare a fare è determinante. Non si risolveranno i problemi gravi che affliggono il Servizio Sanitario Nazionale in questi tempi. La carenza del personale, la carenza di risorse, senza un effettivo coinvolgimento prima della coscienza, della sensibilizzazione dei cittadini a considerare la tutela della salute non solo come un diritto garantito, ma un dovere verso la collettività. Ecco un'altra cosa che il Covid, la pandemia, ha fortemente portato all'attenzione, ma che si sta perdendo gradualmente.
Occorre rimettere al centro dell'attenzione delle persone la responsabilità attraverso, in questo caso, la corretta informazione, la partecipazione cui le istituzioni locali dovrebbero essere più attive nella promozione e nel favorirla, che è anche un dovere civico verso tutta la comunità. Ecco, in questo caso, andando più a terra, la rete ha accolto sicuramente, l'invito attraverso la nostra sezione di Trapani, perché la rete in Sicilia è articolata con coordinamenti provinciali. Sono già oltre 180 i riferimenti civici accreditati in altrettanti comuni più importanti della Sicilia. E quindi sono evidentemente ampia è la partecipazione. Abbiamo accettato di buon grado di sostenere l'iniziativa di Europe Direct proprio perché lo sforzo di attuare le politiche dell'Unione Europea nell'ambito della prevenzione, di valorizzare al meglio le risorse che l'Unione Europea mette in campo, è un'esigenza ineludibile. E quindi io ritengo che la collaborazione della partecipazione con la sussidiarietà partecipata, cioè la prevenzione partecipata, vuol dire rendere le persone più consapevoli. E quando noi entriamo nelle scuole e spieghiamo questo, attraverso gli studenti cerchiamo di raggiungere le famiglie. E quando abbiamo il contatto con le famiglie, riusciamo a agganciare nuovi protagonismi di volontariato. E questa è una dimensione, ripeto, che può progressivamente, come ambizione, fare in modo che il tema grande della prevenzione diventi più costante, ordinario e quindi più efficace nel tempo. Leggo qua una domanda. Lascio intendere che l'attenzione di queste ultime. Presidente, chiedo scusa, no, le domande noi le lasciamo alla fine. Andrei avanti con le relazioni e poi vi inviterò a rispondere alle domande alla fine del webinar. Se lei ha finito con il suo intervento, a questo punto lascerei la parola alla dottoressa Barbera, che è presidente del Club Inner Wheel di Trapani, che è anche l'Inner Wheel di Trapani e un partner associato a questa iniziativa e che quindi ci sta aiutando a diffondere l'informazione sul territorio, in questo caso nel territorio siciliano. Quindi chiederei molto gentilmente alla dottoressa Barbera di rendersi visibile con la webcam e anche di attivare il microfono in modo da poter fare l'ultimo intervento. Io saluto tutti intanto. Vi Sì, ringrazio. ma resti con noi perché dopo risponderemo alle domande. Forse è collegata la dottoressa Barbera? Posso chiedere cortesemente aiuto ai colleghi? Ecco, abbiamo quindi le slide che stanno apparendo, però non vedo più, non vedo collegata per microfono e per webcam la dottoressa. Se posso gentilmente chiedere ai colleghi di eccola qui, ecco la dottoressa Barbera, perfetto. Dottoressa, ecco, vorremmo che lei ci raccontasse un pochino di cosa si occupa l'Inner Wheel e in che modo l'Inner Wheel è entrato un po', diciamo, in sintonia con questo ciclo di webinar. Grazie mille. Buongiorno a tutti intanto, io spero mi sentiate, spero mi sentiate. Volevo intanto ringraziare la dottoressa Ferrandelli per l'opportunità che ci Chiedo scusa, la dà di sentiamo un po' male con un grande fruscio di non solo fondo. per Non presentare so se la ha delle associazione cuffiette che di cui può sono provare. presidente, ma soprattutto non sono Allora un problema di come i colleghi collegamento, di suo dei gruppi collegamento. co
è un po' come è successo a... Sì, ma la sentiamo con un grande fruscio di fondo. Che si potrebbe eliminare se avesse delle cuffie con microfono, anche quelle forse del telefonino potrebbero andare bene. Provi a parlare un po'. È sempre così. Provi almeno a parlare a voce un po' più alta. Mi sentite? Va bene? Adesso? Mi sentite? Prego, può iniziare. E oggi, scusateci, ma oggi ci sono problemi, evidentemente ci sono problemi di collegamento. In questo momento la dottoressa Barbera è anche frizzata. Allora, per non perdere minuti preziosi, mentre risolviamo questo problema con la dottoressa Barbera, inviterei il dottore Vasta a rendersi nuovamente visibile, perché intanto può rispondere alla domanda che gli è stata rivolta dal professor Pasquinucci. E cioè, il professor Pasquinucci ha detto che occorre spronare le istituzioni. Questo lascia intendere che l'attenzione di queste ultime, e il professore si riferisce in particolare a quelle politiche rappresentative, per la vostra attività, quelle vostre attività non sia particolarmente elevata. Ce lo può confermare? Mi sentite? Sì, la sentiamo molto bene. Sì, la domanda con molta intelligenza ha colto il problema, che non è soltanto specifico della nostra esperienza, che ormai è più avanzata, e riconfermo quanto ho comunicato poco fa, e cioè che abbiamo insieme con altri partner istituzionali, in questo caso l'Associazione dei Comuni, potuto raggiungere una intesa che ci vede insieme nella commissione permanente per la riorganizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari che sta partendo in Sicilia come delegati al tavolo. Ma evidentemente la considerazione della partecipazione civica è un processo, perché molte istituzioni sono ancora dentro una logica burocratica e tutto ciò che è fuori da quella che è la gestione pura, spesso autoreferenziale, non viene vista come un'ortica benefica, ma viene vista come una evidentemente intrusione. Allora è un processo lentissimo che bisogna portare avanti perché è inderogabile. Certo che abbiamo avuto le difficoltà, ma proprio la possibilità della continuazione e dei risultati che possono venire con queste collaborazioni aprono piano piano, dissodano un terreno. Ecco, io spero di aver potuto rispondere. No, e vorrei aggiungere un'altra cosa. Perché ho sollecitato in senso generale la partecipazione, l'attenzione dei cittadini? Perché la politica tuttora, nell'ambito della tutela della salute, quindi nelle istituzioni sanitarie, trova terreno di consenso, cerca il consenso. E allora abbiamo in Sicilia, in questo momento in particolare, un ulteriore rinvio delle nuove nomine delle direzioni generali, quindi a cascata sanitarie e amministrative delle aziende che da ormai un anno sono commissariate, con un grande danno per le attività di queste aziende e per l'attivazione, perché è chiaro che le forze politiche purtroppo si fermano in quella che è la logica delle ripartizioni delle quote di rappresentanza. Una forte spinta consapevole, oltre che delle istituzioni rappresentative, anche della democrazia partecipata, perché la democrazia partecipata ha un ruolo fondamentale per aiutare quella rappresentativa, evidentemente può spingere per quanto riguarda il guadagno di tempo, perché il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR, ha un cronoprogramma stringente, e quindi occorre non soltanto costruire le strutture fisiche delle nuove articolazioni, case di comunità, ospedali di comunità, COT, ma occorre
preparare le persone a una nuova visione dei setting assistenziali. Quindi non soltanto trovare i reclutamenti, ma cambiare la mentalità nell'indirizzo verso la multidisciplinarità, lavorare in equipe e attivarsi verso non un servizio sanitario che aspetta la domanda, ma che va verso, specialmente nelle cronicità, verso la stratificazione della popolazione, che attui i nuovi principi della medicina territoriale. Mi auguro di aver potuto rispondere. Sì, sicuramente. Presidente, ora ho un paio di domande per la dottoressa Locatelli e poi avrò nuovamente una domanda per lei, quindi le chiedo gentilmente di restare collegato con noi ancora un pochino. Chiedo alla dottoressa Locatelli in questo momento se può collegarsi con la webcam, perfetto. Grazie mille. Allora, la prima domanda è: l'attenzione alla comunicazione alla donna a cui viene diagnosticata la malattia è affidata alla sensibilità del medico oppure venite preparati per questo? Grazie per questa domanda. Allora, sicuramente la sensibilità del medico fa la differenza. Nel mio corso di studi, non è sicuramente stato affrontato questo argomento, non lo so, non credo, non mi risulta che venga trattato, precisamente nei corsi di studi. Ci sono sicuramente dei testi sui quali, si può approfondire l'argomento. Io devo dire che ho avuto un grande esempio, un grande riferimento, perché ho iniziato lavorando con la dottoressa Kersevani, che probabilmente avete avuto modo di conoscere perché è stata presidente dell'Ordine dei Medici a livello nazionale per diversi anni. Le linee guida europee sottolineano l'importanza della comunicazione. A questo proposito, per esempio, vorrei sollevare un problema che è sicuramente a livello nazionale. Noi facciamo la diagnosi di tumore, portiamo il nuovo caso alla discussione multidisciplinare, stabiliamo qual è il percorso più idoneo per la paziente e ci organizziamo per dare la comunicazione alla paziente in modo tale che sappia quali saranno le tappe successive, dandole gli strumenti per essere ottimista sul suo percorso. Se nel frattempo si intromettono determinati altri fattori, casca il palco, perché per esempio se la donna va a cercare sul suo fascicolo personale sanitario qual è la diagnosi, si trova sbattuto in faccia la diagnosi di cancro e non ha gli strumenti per reagire. E questo è un problema. E noi stiamo cercando a livello regionale, perlomeno, di bypassare questo problema perché il modo in cui si viene a sapere della presenza di un tumore può cambiare molto il percorso successivo. Perfetto, grazie mille per questo chiarimento. Questa è ecco, una cosa che ho appreso io dai giornali. Ci sono in alcuni ospedali, come per esempio, sicuramente c'era una sperimentazione a Firenze dove invece stanno cercando di preparare i bambini alla malattia delle mamme e anche prepararli, diciamo, ad accettare eventualmente una diagnosi di morte, perché piuttosto che nascondere o dire bugie, sembra che la strada migliore sia quella invece di presentare la cosa come un momento naturale, un momento della vita. Quindi sicuramente ci saranno in corso delle sperimentazioni, chissà, forse in un prossimo ciclo che faremo sul cancro potremmo un po' lavorare su questo aspetto. Abbiamo ancora una domanda per lei, dottoressa Locatelli, cioè il tumore al seno colpisce, seppure con numeri molto inferiori rispetto alle donne, anche gli uomini. C'è questa consapevolezza, diciamo, nella società e c'è attenzione da parte della ricerca anche per questa patologia? Bene, ottima domanda anche questa. Il tumore al seno maschile è 1 a 100 rispetto al tumore al seno femminile.
Molto spesso i tumori diagnosticati al seno maschile rientrano nelle categorie delle mutazioni genetiche, quindi dell'alto rischio. Quindi molto spesso un uomo che ha una diagnosi di tumore al seno non è il primo in famiglia, ma magari c'è già stato qualcun altro che c'è stata qualche donna in famiglia che ha avuto un tumore al seno. I numeri sono troppo bassi perché possano essere organizzati degli screening, perché gli screening sono basati sugli alti numeri, non vengono fatti quando i numeri sono molto bassi. Sicuramente è un argomento che viene trattato e la sensibilizzazione, l'opera di sensibilizzazione è sicuramente crescente. Purtroppo il fatto che sia associato a mutazioni genetiche e la struttura stessa del seno maschile fa sì che questi tumori molto spesso siano diagnosticati purtroppo in una fase avanzata e sono anche tumori piuttosto aggressivi, questo C'è ancora una sicuramente. domanda, dottoressa, per lei. Il paziente viene sempre messo al corrente della reale gravità della sua malattia? Tendenzialmente sì, poi io non posso parlare per gli altri, però di solito quando viene comunicata la diagnosi si tende a spiegare quali sono i problemi, quali sono gli strumenti a disposizione per risolverli. Sicuramente questi anni hanno un enorme fermento perché abbiamo a disposizione sempre nuovi strumenti per affrontare patologie che fino a pochi anni fa erano considerate letali. Stanno cambiando molto le cose. L'informazione di solito viene data in modo adeguato. Esistono pazienti che non vogliono sapere. Esistono pazienti che non vogliono assolutamente sapere cosa sarà di loro nei prossimi anni e obiettivamente cosa che si deve rispettare perché non si può imporre ad un paziente una informazione che Sì, non vuole avere, invece non volevo sa nemmeno riagganciarmi quanto gli sempre costa. al tumore al seno degli uomini. Io sono iscritta a un gruppo su, non mi ricordo più su quale social, che è proprio la rete degli uomini colpiti dal tumore al seno. È una rete che nasce in America, ma penso che stia ora man mano si stia diffondendo anche in altri paesi e che appunto cerca di portare il tema il problema del tumore al seno maschile, diciamo, nella popolazione, appunto perché c'è poca coscienza. Normalmente quando si parla di tumore al seno si parla di tumore al seno per le donne, però come diceva la dottoressa, in realtà c'è una minima percentuale che colpisce anche gli uomini. Ora c'è una domanda che invece in realtà è rivolta un po' a tutti e due, sia al presidente Vasta che alla dottoressa Locatelli. State osservando una diminuzione dell'impegno dello Stato, inteso in senso ampio, per sostenere la lotta al cancro oppure no? Chi vuole Cominciare rispondere? io? Chi se la sente di rispondere? Azzardo, mi sentite? Sì, sì, la Sì. Bisogna sentiamo, prego. vedere i sensori di valutazione. Ritengo che la pandemia ha dato un forte strattone allo Stato per vedere nell'investimento della tutela della salute un'azione primaria. Adesso siamo in una fase in cui la condizione geopolitica, le condizioni ritornano nella percezione delle persone, quindi della politica, altre esigenze. E allora, a mio avviso, sta proprio negli attori prossimi, che sono tutto il mondo del professionismo, della salute e quindi anche tutto il mondo del volontariato attento ai grandi temi della tutela della salute, che non è solo sanità, ma è attenzione
alle politiche sociali, attenzione alle politiche ambientali, ai trasporti, alla qualità della vita urbana, nei propri discriminanti. Questa condizione di attenzione anche attraverso i media deve restare costante perché la coperta è corta e sappiamo che nella distribuzione delle risorse, quello che evidentemente è da un lato, poi si perde dall'altro lato. Deve restare, per quanto riguarda la mobilitazione civica dell'opinione pubblica, il tema della tutela della salute prioritario. È un auspicio che non dipende da Marte, ma dall'attenzione che le persone, le istituzioni, chi è presente oggi a questo webinar nelle varie dimensioni di impegno, dalla egregia conduttrice, dottoressa Salvi in primis a discendere, ci riguarda, Grazie. ci impegna. Abbiamo ancora una domanda, questa però è una domanda per lei, Presidente. Martina, vuole aggiungere qualcosa a quello che ha detto il Presidente Vasta su questo tema? Io assolutamente condivido, posso solo aggiungere Non una la sentiamo più. constatazione. Come sapete, come leggete quotidianamente sui giornali, c'è una costante fuga dagli ospedali, Non quindi la sentiamo più. Probabilmente c'è un momento di calo della sentite? connessione. No, non Mi sentite? riusciamo. Allora facciamo così. Pronto, pronto. E abbiamo un calo nella connessione, quindi non la sentiamo bene. Passerei alla domanda successiva per ritornare Mi sentite poi. di Ecco, nuovo? proviamo. Proviamo, forse si è stabilizzato. No, non riusciamo a sentire. Mi sentite? Ora sì, ora sì. Può parlare? Parlo, parlo, Non la sentiamo più, no, non riusciamo più a parlo. sentirla. Allora vado con l'ultima domanda e quindi andiamo in chiusura al presidente Vasta, a meno che non abbiamo ancora di nuovo la dottoressa Barbera che riesce a collegarsi. La domanda è a conoscenza di organizzazioni simili alla vostra in Europa? Non ho conoscenza diretta di organizzazioni come questa esperienza avanzata in Sicilia che sta cercando anche di collegarsi con altre realtà regionali. C'è stata recentemente la pubblicazione da parte della sezione salute dell'Associazione dell'Ordine Nazionale dei Sociologi, uno studio comparato tra 6 regioni per quanto riguarda l'attuazione della partecipazione dei cittadini al Servizio Sanitario Nazionale. In questo senso è stata visitata la situazione, l'esperienza avanzata della Sicilia, insieme ad altre esperienze del Veneto, dell'Emilia-Romagna, del Lazio e della Lombardia. Non conosco direttamente esperienze del genere in Europa. Perfetto, grazie. Mi chiedevo se vogliamo provare di nuovo con la dottoressa Barbera, vediamo se riusciamo a fare questo collegamento. Oggi il collegamento ci sta un po' abbandonando, è la prima volta che succede perché gli altri sono andati abbastanza bene i primi webinar. Allora, sentiamo un po' l'audio. Non so se mi sentite, ripeto, se mi sentite La sentiamo male. lontana, male con fruscio. Addirittura c'è tutto, non mi manca No, niente, non ora si manca alza nulla. un po' la voce, almeno riusciamo a sentire meglio la voce. Allora, dai, alzo la voce. Com'è? Va meglio così per ora? Il Va un po' fruscio di meglio? fondo Non è so. molto fastidioso. Non riesco a comprendere come mai. Io Comunque, non è mai successo, sentite ripeto. di Ecco, me? oggi è andata Pronto? così. È oggi Io, così. allora, perdono di tutto.
vi trattengo solo un minuto, solo per raccontare a voi l'opportunità magnifica che è stata la nostra partecipazione come partner di comunicazione a questo progetto. Ci ha dato l'Inerwil è un'associazione femminile che è presente in tutto il mondo, forse la più importante che c'è. Però oggi questo lo trovate in tutti i siti, quindi non sto qui a raccontarvi cos'è l'Inerwil. Mi piace invece raccontarvi l'Iner rispetto alla partecipazione a questo. Non la sentiamo più, dottoressa, non la sentiamo più. È come se si fosse congelata. Vuole provare a disattivare e riattivare il microfono? Allora, intanto chiederei alla dottoressa Locatelli se prova a ricollegarsi e a riprendere quello, diciamo, il discorso da dove è stato lasciato, in attesa di risolvere il problema con la dottoressa Barbera. Dottoressa Locatelli è in linea? Se si riconnette con la webcam e con il microfono, così che può riprendere, diciamo, la seconda domanda, quella che era stata rivolta sia a lei che al presidente Vasta. Non sento più nulla. Dottoressa Salvi, mi Quindi, scusi, sì, io ho protratto il collegamento perché in un'altra prego. videoconferenza e l'ho fatto Ci deve volentieri. lasciare, non si preoccupi. Apprezzo molto il vostro impegno, riconfermo la piena disponibilità della rete civica attraverso il collegamento della professoressa Anna Maria De Blasi, che è la coordinatrice della rete della provincia di Trapani. Ringrazio dell'attenzione. E apprezzo il vostro impegno. Tanti saluti a tutti. Grazie mille per essere stati con noi oggi e anche per aver sostenuto questo nostro ciclo. Arrivederla allora, ci sentiremo presto, tanto la videoregistrazione e le slide saranno poi messe a disposizione del partner. Tra 2 minuti ridiamo la parola alla dottoressa Barbera. Intanto se la dottoressa Locatelli vuole riprendere la domanda, quella precisazione alla domanda che era stata rivolta sia a lei che al dottor Vasta. Vediamo se funziona il collegamento. No, perché la vedo frizzata. Allora andiamo avanti, proviamo con la dottoressa Barbera, se gentilmente i miei colleghi ricondividono le slide. Allora, prometto, mi Mi sentite adesso? sentite? Ora, dottoressa Barbera, sì, la sentiamo. Vediamo se prima si era congelata e non sentivamo più nulla. Proviamo di nuovo. Provo a dirlo velocemente. Volevo soltanto dire che la nostra partecipazione alla comunicazione di questo progetto, quindi ad essere partner della comunicazione, ci ha dato la possibilità di collaborare ovviamente con le scuole, ovviamente abbiamo detto negli eventi che abbiamo fatto, ovviamente tra le nostre socie, però ci tenevo a raccontarvi che la cosa più importante è stato avere la possibilità di entrare nei quartieri più disagiati della nostra città attraverso le istituzioni, attraverso le chiese anche, per poter raccontare di questo progetto. Per cercare di portare questa bellissima occasione che abbiamo noi a Trapani, che è una città piccola di provincia, defilata anche geograficamente, la possibilità di avere contatti con dei medici, dei professionisti importanti come quelli che noi stiamo ascoltando oggi e anche negli altri webinar, affinché la cura di sé deve essere a portata di tutti. E allora vi dico che proprio rivolgendoci alle donne di questi quartieri, cercando di far capire loro che hanno lo stesso diritto e la stessa possibilità di prendersi cura di loro, siamo stati veramente
come dire, c'è stata una risposta eccellente perché siamo quasi un po' punto di riferimento rispetto alle procedure per arrivare appunto, che so, ad un ospedale piuttosto che a delle strutture, insomma, che possano fare questo. E allora vi dico, intanto ringraziandovi assolutamente per la possibilità che date, ripeto, a noi che siamo veramente un posto un po' complicato, come forse tutte le cittadine di provincia, però vi ringraziamo perché se da questo nostro intervento di diffusione dell'evento, del progetto europeo, si può anche soltanto una donna, una soltanto donna del nostro territorio farà prevenzione, noi siamo già soddisfatte e di questo veramente vi ringraziamo. Io spero che si sia sentito un po', insomma non vorrei Sì, togliere spazio ad abbiamo altro e ripeto, sentito. l'occasione è stata per Allora, veicolare abbiamo questo messaggio. sentito, purtroppo il collegamento non è stato eccezionale, eventualmente poi possiamo riprovare un'altra volta. Vogliamo noi ringraziare l'Innerwil, ma anche tutti i relatori di oggi e i partecipanti che hanno avuto molta pazienza con noi. Vi chiediamo scusa per quello che è successo, ma purtroppo è la prima volta che in realtà succede una cosa del genere. Non so se ci siano problemi di connessione proprio a livello nazionale. Oppure altro. Io vedo ancora una domanda che non rivolgerei perché la dottoressa Locatelli sta avendo anche lei di nuovo problemi con la connessione, ma questo, però vi prego di continuare a seguire il ciclo perché in occasione dei prossimi webinar ci saranno di nuovo medici, oncologi che si occupano di questo problema e quindi avremo modo di ritornare su alcune di queste domande. Ringrazio molto l'Innerwil per questo lavoro che sta facendo a livello territoriale. Siamo convinti insieme alla dottoressa Barbera che sia questa la strada da seguire, cioè con un'informazione capillare sui territori, perché anche solo se riusciamo a salvare la vita di una persona educando le persone alla cultura della prevenzione, abbiamo raggiunto, secondo noi, anche un grande risultato proprio con questo ciclo. Vi ricordiamo il prossimo appuntamento che dovrebbe essere la settimana successiva diciamo al primo e quindi ci rivediamo il 9 novembre, sempre alle ore 10, dove parleremo di un tema molto interessante, cioè di come si curano i tumori con la chemioterapia e l'immunoterapia quando si usa l'una, quando si usa l'altra, e invece in quali casi entrambe le terapie possono essere utilizzate insieme. Quindi vi aspettiamo al prossimo webinar, vi chiediamo scusa per i problemi che abbiamo avuto oggi, però noi avremo modo appunto di ritornare su questi argomenti nei prossimi appuntamenti. Ringrazio tutti i relatori comunque per gli interventi che sono stati tutti molto interessanti. Ringraziamo in particolare la rete civica e anche l'Innerwil per aver dato il proprio sostegno come partner associati all'iniziativa e ci rivediamo il giorno 9 novembre. Ringrazio anche la nostra collega Marta che purtroppo Ferrantelli non è riuscita a finire l'intervento sempre per i soliti problemi di connessione. Un saluto caro anche appunto della dottoressa Ferrantelli che però avremo modo di incontrare nei prossimi appuntamenti. Arrivederci a tutti.